thank you precedente, sì. accento fonico snol marlos e la terza l'era ciocciola ah ben tornati scusate ma sto cercando di ri ricapitolare qua un po gli argomenti che abbiamo fatto nei precedenti incontri Intanto ben ritrovati, spero che abbiate fatto i compiti di casa perché l'altra volta qualcuno ha fatto un po' il furbo. Allora andiamo a vedere qual era il compitino della puntata precedente. Allora avevamo tre parole, vedete. Snoll, Marlos, Ciorciola. Accento tonico e accenti fonici aperti. Accento tonico e accento fonico chiuso. Allora lo snoll e lo snoll sarebbe la maniglia della serratura di casa, della porta. Il marloss, sempre per stare in questo settore degli infissi, il marloss è il lucchetto, la ciorciola, invece qui proprio siamo lontani mille miglia ed è la pigna, la pigna appunto che cade da, da, dalle piante e che troviamo spesso a terra e a volte anche hanno dentro nel proprio interno i pinoli. Quindi queste erano le tre parole, spero che qualcuno sia riuscito, anzi tanti sono riusciti, quelli che conoscono il dialetto sicuramente sì, ma quelli che non lo conoscono spero che si siano dati da fare tra amici, conoscenti per cercare di recuperare il significato di queste tre parole. Oggi parliamo di un argomento che è un po' particolare, direi anche un po', non dico difficile, ma complicato, che va poi rafforzato nella sua conoscenza attraverso i prossimi incontri. Oggi vi do le prime così, le prime basi, le prime nozioni. Mi riferisco all'elisione e quindi all'uso dell'apostrofo. Cos'è l'elisione? L'elisione indica semplicemente quando cade una o più lettere e al posto di una lettera o di più lettere ci va messo l'apostrofo e vi faccio subito un esempio sempre partendo dall'italiano. Io posso scrivere una elica «Una anatra». Però in realtà noi diciamo «un elica», «un anatra». Però attenzione, se tolgo la «a» sono costretto a metterci l'apostrofo, perché è un'elisione, perché qui le parole sono di genere femminile. Col maschile l'apostrofo non ci va mai. Quindi «un elica», «un anatra», che in dialetto diventerebbe «nanedra». Perché poi, se l'esposto in dialetto, un'elica diventa nelica, un'anatra in dialetto diventa nanedra. Però vedete che non cambia praticamente niente, è cambiato solo il modo di scrivere una parola. Ma l'accento, l'apostrofo può sostituire anche più lettere. Ed eccolo qua. Quando uso la parola frate, per esempio, no? noi abbiamo qua i frati di San Martino e delle Grazie. Mi viene in mente fra Silvio Botte. Vedete ho detto fra Silvio Bottes, non ho detto frate. Allora se io voglio dire fra Galdino, devo far cadere le due lettere e al loro posto metto l'apostrofo. bel apostrofo. Un altro esempio. Stai calmo, potrei dire invece che dire stai calmo, sta calmo, fai i compiti, ecco qua allora per coloro che non fanno mai i compiti e ci metto un punto esclamativo anche qua, fai i compiti diventa fa i compiti, Vedete, l'apostrofo quindi sostituisce una o più lettere che vengono tolte. Vi ho detto che nel dialetto le cose non cambiano di tanto, però c'è un uso dell'apostrofo un po' particolare che adesso vi mostro attraverso degli esempi. Prendiamo, stiamo per entrare nella primavera fra pochi giorni, che bel. Le Varse, il, maiom. Punto esclamativo. Ecco, in dialetto cosa succede? Che abbiamo queste due parole, le varse e il, vedete, che hanno lo scontro, uso questa parola scontro, di due vocali. In questo caso due E, ma potrebbe essere una E, una O, una E e una I. In questo caso che succede? ma lo viene spontaneo se io ve la, ve la dico in dialetto, dico, non dico che bel levarse il maiom, dico che bel levarse il maiom. Quindi cosa succede? Che mi cade questa E e metto l'apostrofo. Che bel levarse il maiom. Altro esempio è fini il Carneval. Anche qui abbiamo, vedete, due parole che si confrontano, eh, che si, sono una di fronte all'altra, una vocale è qui, un'altra vocale è qui, in questo caso una I e una E. Ecco anche qua c'è lo scontro, come de, de, detto prima, di due vocali, automaticamente questa vocale sparisce. È finì il carneval. Non dico è finì il carneval. È finì il, il carneval. Bene. Adesso volevo portarvi un altro esempio, vediamo se... Il Mario Matteotti in un suo numero, in un classico della mano nero sulla busa, ha parlato del mondo oggi economico che l'inventa delle feste per fare economia. In particolar modo dice, inventa, eh, l'inventa, voglio proprio, en par de feste, l'inventa, il soggetto è il mondo economico, l'inventa, En par de feste, spero che la mia scrittura sia, l'inventa en par de feste, anche qua vedete, una vocale qua, una vocale qua, scontro, eh, la seconda soccombe, l'inventan par de feste. Viene spontaneo dire le inventan par de feste, no? L'inventa in par de feste. Quindi anche in questo caso è caduta una vocale. Voi capite, forse adesso no, ma quando incontreremo le poesie, voi vedrete che a volte nei versi togliere una vocale vuol dire diminuire la lunghezza del verso. E quindi a volte bisogna saper calibrare bene questi apostrofi perché a volte le poesie devono avere una lunghezza di versi abbastanza simile, anzi uguale l'uno con l'altro. Togliere una vocale può creare dei problemi o aggiungerla. Quindi vedrete quando incontreremo le poesie: che curioso sarà l'uso dell'apostrofo. E a volte alcuni scrittori purtroppo anche lo sbagliano questo uso dell'apostrofo. Detto questo, appunto, quindi parlato di elisione. E di uso dell'apostrofo in italiano e poi in dialetto adesso vi do il compitino di casa con tre parole allora le parole sono poliner sentite l'accento tonico cade sulla E poliner e avete visto poliner l'accento fonico è aperto cos'è il poliner poi c'è el gombet facciamo una bella g gombet gombet in questo caso l'accento tonico cade su, non dico gombet ho detto gombet e non detto gombet ho detto gombet quindi l'accento fonico è chiuso terza parola ankoi questa dovrebbe essere facilissima, no? Ancoi, accento tonico sulla O e accento fonico aperto. Ankoi. Bene. poliner, gombet ankoi. Le tre parole di cui dovete cercare il significato. Mi raccomando, fatelo e sappiate che la prossima volta sarò più severo e vi darò dei compiti ancora un pochettino più complicati. Perché diciamo la verità, finora questi compiti sono di una semplicità quasi eh lasciatemelo dire, ma veramente. Non dico la parola. Grazie per l'ascolto e ricordatevi che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto.